dati in continuo aumento che non possono essere sottovalutati. Parliamo dei casi di celiachia, ovvero dell'intolleranza al glutine, di cui soffre l'1% della popolazione in Italia. Parliamo di 500-600 mila abitanti. Bene dunque intervenire per evitare che una semplice intolleranza diventi una vera e propria patologia con conseguenze ben più gravi. E proprio in occasione della giornata delle intolleranze alimentari, questa mattina presso l'Istituto Alberghiero di Trani, una giornata di confronto sul gluten free. Illustri relatori si sono soffermati, oltre che sui numeri, sulle buone pratiche da attuare per venire incontro alle esigenze delle tante persone ormai affette da celiachia. Si tratta di un disturbo digestivo di alcune persone che sono geneticamente predisposte a sviluppare una risposta immunitaria alla proteina del glutine, gliadina, presente nei cereali, frumento, segale e orzo. Al momento non c'è una cura, ma solo semplici precauzioni da prendere per alleviare i disturbi, precisa il dottor Pantaleo Magatelli, direttore del Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'ASL BAT. Diciamo che l'intolleranza alla celiachia non deve e non può diventare una ghettizzazione di nessun soggetto. Il celiaco è una persona perfettamente normale che è costretto, in virtù di un processo biochimico interno, un processo parafisiologico, ad assumere cibi privi di glutine. È l'unica differenza che ci può essere tra un individuo perfettamente normale ed un celiaco che è altrettanto perfettamente normale. L'unica misura, l'unica precauzione che deve adottare un soggetto affetto da celiachia è una dieta priva di glutine, nient'altro. E tra l'altro la Comunità Economica Europea sta riducendo ancora il carico che delimitava le attività di produzione e confezionamento degli alimenti privi di glutine. Oggi, da luglio in poi, saranno assimilati agli alimenti normali sul mercato. Attualmente si stima che circa il 40% della popolazione ha la variante del gene primario associato con la malattia celiachia, ma solo l'1% delle persone con questi geni sviluppano l'infiammazione intestinale dopo il consumo di glutine. A disposizione del celiaco tanti prodotti sostitutivi del grano che può assumere liberamente. Tutto il cibo che ha questi ingredienti, cereali al loro interno, non possono essere assunti dal celiaco, però il celiaco può mangiare altri prodotti che possono essere sostitutivi di questi cereali a lui dannosi, tipo la pasta per esempio di riso, di mais, oppure di grano saraceno. Insomma, ci sono altri cereali sostitutivi del grano che può assumere il celiaco e da cui si possono fare numerosissimi cibi, alimenti. I prodotti senza glutine si possono trovare sia nelle farmacie e sia nei supermercati che nei grandi supermercati della grande distribuzione organizzata.